Con gennaio alle porte si scaldano i motori del calciomercato italiano, che anche se sarà per lo più caratterizzato da scambi e da un budget non molto grande a disposizione, sarà comunque movimentato. Un po' tutte le squadre cercheranno di fare qualcosa e soprattutto quelle che hanno problemi di classifica, come il Crotone dei fratelli Vrenna. La squadra di Nicola negli ultimi mesi ha mostrato alcune importanti caratteristiche, ma anche dei grossi limiti, specie quando c'è da cambiare le partite in corso con innesti dalla panchina. La rosa del tecnico piemontese a livello qualitativo sembra corta, ecco perché si dovrà intervenire. Rinviandovi alla puntata di Sport Break di martedì 27 dicembre per un punto sul mercato più approfondito e dettagliato, possiamo già provare a fare alcuni nomi sia in uscita che in entrata. Sì, perché qualche calciatore saluterà la città pitagorica. In pole per partire ci sono De Giorgio, fuori dalla lista e pronto ad un'esperienza in Lega Pro per chiudere la carriera, Fazzi, che potrebbe partire in prestito, Simi e Martella. Quest'ultimo sembra avere richieste dall'estero, soprattutto in Germania, ma non è esclusa la sua permanenza. Ovviamente le entrate saranno strettamente collegate alle uscite, perché se ad esempio dovesse andare via Martella ci sarebbe bisogno di un esterno sinistro basso e così via dicendo. Dovrebbe arrivare anche un esterno offensivo, il nome di Falletti potrebbe tornare in auge. Di sicuro però arriverà una punta, anche perché manca proprio un'alternativa a Falcinelli e Trotta. Difficile che arrivi Budimir molto vicino al Pescara. Per il resto i nomi sono veramente tanti. Dal nostro punto di vista, speriamo che possa arrivare un attaccante di categoria che possa fare realmente la differenza. È terminato con il risultato di parità il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro. Davanti a circa 5.000 spettatori, di cui 200 catanzaresi, al San Vito Marulla è andato in scena un vero e proprio derby per contenuti agonistici e spettacolari sugli spalti, meno dal punto di vista tecnico. Questo però c'era da aspettarselo, visto che il Catanzaro, dopo lo 0-3 dell'andata, ci teneva almeno a non perdere la gara, dovendo pensare nello stesso tempo anche a una più che deficitaria classifica. Dall'altra parte i lupi avevano voglia di sfatare il tabù casa, dopo aver sfatato quello del Ceravolo. I cosentini infatti non vincono un derby in casa con i giallorossi dal 1985, mentre hanno vinto al Ceravolo dopo più di 50 anni. All'inizio sono due compagini che si studiano e si temono, lo dimostra anche il 4-4-2 abbottonato che Zavettieri e Roselli decidono di schierare. Di fatto le emozioni del primo tempo sono veramente poche. La ripresa invece è molto meno soporifera e regala subito alcune emozioni con il palo colpito dal terzino sinistro del Cosenza, Danna. Al minuto 63 poi arriva il vantaggio dei Silani con l'ottavo gol stagionale di Statella, abile a raccogliere un cross di Cavallaro ed a siglare la rete dell'1-0 per la gioia del Marulla. Ma il vantaggio dura solo 5 minuti, visto che al 68esimo Icardi è bravo ad eludere la trappola del fuorigioco ed a involarsi verso l'area avversaria, dove serve Basarak per il gol dell'1-1. Nel finale i giallorossi sfiorano anche il colpaccio con un palo clamoroso colpito da Giovinco. Sì, credo che sia l'analisi giusta. Era una partita che credo che entrambe le squadre volevano vincere. Noi ci tenevamo particolarmente, principalmente perché c'erano dei punti pesanti in campo, in palio, e poi per il fatto che sappiamo quanto è importante per la città di Catanzaro questa partita, per i suoi tifosi e anche un po' per quello che era successo all'andata. Per noi era doveroso cercare di fare una grande partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati molto ordinati in campo, abbiamo concesso pochissimo e quando abbiamo potuto davanti abbiamo cercato di far male al Cosenza. Considerando l'età media della squadra, credo che c'è da essere contenti. Beh, sindrome Catanzaro, è passato qualche mese da una vittoria, adesso abbiamo pareggiato, l'altra avevamo forse pareggiata ancora, l'altra ancora pareggiata. Io da quando sono qua abbiamo perso la prima, Catanzaro 1-0, poi ci sono stati tre pareggi e una vittoria. Dunque, certo, volevamo vincere, oggi peccato, per la nostra gente meritava questa soddisfazione. E onestamente per la partita che è stata impostata giustamente da Zavettieri, il problema era sbloccarla per noi. Una volta sbloccata, sinceramente, dovevamo sicuramente, mi sembrava soltanto di poterla raddoppiare invece di prendere gol. Abbiamo preso un gol al limite della, come si può dire, veramente una cosa che non deve succedere, però ripeto, quando probabilmente la fortuna in questo momento non è dalla nostra, probabilmente bisogna meritarsela. Molti momenti qui ho sentito parlare di allenatore fortunato, però probabilmente bisogna meritarsi la fortuna. In questo momento
forse non ce la meritiamo totalmente. Pareggio comunque giusto che muove leggermente la classifica per entrambe. La situazione dei giallorossi rimane comunque critica, anche se questo pareggio ha permesso loro di staccare la Vibonese, sconfitta in casa e adesso unico fanalino di coda. La squadra di mister Costantino perde infatti un importante scontro diretto casalingo con l'Akragas, che passa in vantaggio al 7° minuto con un gol del giovane attaccante argentino Cocis e riesce a mantenere il risultato sino alla fine, portando a casa 3 punti preziosissimi. In questo turno prenatalizio, valido per la prima gara del girone di ritorno, l'unica calabrese ad ottenere l'intera posta in palio è la regina di Mr. Zeman. Gli Amaranto infatti battono 2-1 il Fondi, tornando alla vittoria dopo ben 11 turni e portandosi adesso a 18 punti ad un solo punto dall'ipotetica salvezza. Coralli e Bianchimano firmano questa vittoria, intervallata dal gol del momentaneo pari di Iadaresta. La Lega Pro tornerà in campo il 29 dicembre.